Sono diventata leghista perché sono stata educata a un impegno civico e ad essere protagonista non solo della mia vita, ma anche quella della mia comunità. Penso che l'insegnamento di Umberto Bossi sia in tutti noi e soprattutto il suo motto Mai Mulà. Penso sia uno stimolo tutti i giorni per andare avanti e non accontentarsi o non abbassare la guardia. È troppo facile fare i leghisti quando si vince tutto, quando le percentuali sono straordinarie e quando è facile portare a casa dei risultati. Bisogna combattere sempre perché se uno crede veramente che questa sia una battaglia epocale, lo deve fare in tutti i momenti, nei momenti alti e nei momenti meno alti, perché davvero, essere leghisti è un modo di essere. Le mie radici sono su questa piana di erba dove svetta la torre della chiesa di Santa Eufemia che già il Barbarossa cercò di abbattere. Ed è proprio per l'amore per questa terra, per la natura di questo pezzo di Alta Brianza che io mi batto, perché voglio che su questa terra non solo si conservi quanto di bello c'è di naturale, ma che possa anche svilupparsi al meglio e continuare la tradizione e l'operosità dei nostri artigiani, dei nostri imprenditori, che è sempre straordinaria anche in questo momento di crisi. Per quello che mi riguarda, proprio le mie radici, anche politiche, sono cominciate qui e l'impegno è cominciato in Consiglio Comunale, anzi ancora prima in commissioni assessorili, nel Consiglio della Casa di Riposo. E poi nel Consiglio Comunale, dove sono diventata a partire dal 96 Presidente del Consiglio Comunale, fino ai primi anni del 2000, del 2000-2001, e poi ancora l'impegno nel Consiglio Regionale e infine appunto da parlamentare. Però se le battaglie ora si fanno a Roma, ma si è sempre rappresentanti di questo territorio e di questa gente. E quindi non bisogna dimenticare il piccolo, davvero da dove siamo partiti. E questa è un'altra delle cose che ci rendono differenti rispetto a tutti gli altri.